La Bibbia dice: negli ultimi tempi verranno giorni difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, amano loro stessi, non vogliono avvicinarsi alla parola, non vogliono pregare. Ma questa sera ti voglio annunziare questa verità, che Gesù Cristo è venuto per salvare i perduti. Io ero un perduto. Sei ancora perduto, non hai Gesù nel tuo cuore, cercalo, cercalo, cerca la verità e lo troverai, perché Gesù disse: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gesù ti può liberare, prega stasera, perché il Vangelo oggi è vicino più che mai. Il Signore sta bussando alla porta del tuo cuore. Apri il tuo cuore, apri il tuo cuore e accetti questa verità. Gesù è la verità. Bisogna credere con fede, con fede. Cerca la fede in Dio, cerca la fede in Gesù Cristo e troverai la libertà, perché Gesù libera veramente. Ti può liberare dal fumo, ti può liberare dalla pornografia, Gesù ti può liberare dall'alcol, Gesù Cristo ti può dare un cuore nuovo. Alleluia! Gesù ti può cambiare la vita. Forse economicamente stai bene, ok, ho capito, ma come stai spiritualmente? Amen. Se stai bene spiritualmente sei ricco, perché la vera ricchezza non è che uno, non è uno che ha accumulato delle cose materiali. La vera ricchezza è quello di conoscere Gesù, di avere Dio nel cuore, di camminare con Lui nell'umiltà. Questa è la vera ricchezza. Se tu non hai Dio nel tuo cuore, sei povero. Basta dire io c'ho denaro, io c'ho i soldi. Allora, che cosa portano i soldi? La vera pace lo dona Gesù, la vera gioia, alleluia, la vera soddisfazione lo dona soltanto Gesù Cristo. Vieni, apri la Bibbia, leggi il Vangelo e troverai la felicità, la pace, la gioia, alleluia. Gesù Cristo è la verità. Vieni qui, vieni. Benedetto sia il nome del Signore, perché Gesù è buono, cari di Carpi. Gesù è buono. E io non lo dico come dite voi, eh. Voi lo bestemmiate, ma io lo glorifico. Io lo adoro. Io lo ringrazio. Perché non ha senso bestemmiarlo, non ha senso, non ho trovato nessun motivo di insultare Dio. Dio mi ha donato vita, mi ha dato salute, sto bene grazie a Lui. E perché lo devo bestemmiare? Perché lo devo bestemmiare? Come stai, tanto? Alleluia, se Dio mi vuole bene, perché lo devo insultare? La bestemmia è un vizio. È un vizio. Vieni da Gesù, vieni da Gesù Cristo e ti darà un cuore nuovo, ti cambierà il pensiero. Gesù Cristo ti darà una vita nuova. Vieni, vieni, leggi il Vangelo. Non ti ho chiesto di trovare una religione, eh? Ti ho chiesto di leggere il Vangelo. Alleluia, la parola del Signore che illumina, porta libertà, alleluia, mi ha liberato dai vizi, dal peccato, Gesù mi ha perdonato. E voglio dirti stasera, Gesù ti può perdonare, devi pentire, ti devi pentire dai tuoi peccati, devi riconoscere i tuoi peccati e vieni da Gesù come sei e sai cosa ti farà? Ti donerà una vita nuova. Gesù ti può lavare,
Forse sei pulito fuori, ma dentro sei sporco. Vieni! Vieni da Gesù! Sei bel vestito, truccato, profumato, ma il tuo cuore c'è rancore, c'è invidia, c'è gelosia. Vieni da Gesù. Gesù Cristo ti libererà. Alleluia. Questa è la speranza che abbiamo trovato in Gesù. E lo comunichiamo con gioia, con la pace che il Signore ci ha donato. Vieni. Sei sotto un fumo, è un vizio. Vieni. Gesù ti vuole bene. Non farti del male. Vieni da Gesù. Sei sotto un bicchiere dell'alcol, non ce la fai. Vieni da Gesù Cristo, ti libererà dalla bottiglia. Alleluia. Sei sotto un sito della pornografia, non ce la fai. Un anziano che visualizza pornografie, i bambini visualizzano pornografie. Venite da Gesù, perché la pornografia è una schifezza. Ormai gli anziani, i sposati, trovano sempre problemi con le loro mogli perché non ce la fanno. Pornografia è un vizio. Vieni da Gesù che ti può liberare. Alleluia. Abbiamo speranza. Gesù ci ha liberato. Ci ha donato una vita. Non siamo così. Io stesso sono un cattolico, non ti ascolto. Io vi dico la verità. Io sono cattolico, voi chi siete? Io sono un cristiano. Io sono un credente. Io sono un seguaggio di Gesù Cristo. Io non seguo il Papa Francesco, e io seguo Gesù. Voi dovete seguire Gesù. Noi abbiamo il capo della nostra chiesa, è Papa Francesco. Il tuo capo è corrotto, il tuo capo è un peccatore. Vieni da Gesù, il vero capo della chiesa è Gesù Cristo. Il vero capo della chiesa è Gesù, che non ha mai peccato. Gesù Cristo non ha mai commesso nessun peccato. Vieni, che ti può liberare. Adonai Yeshua HaMashiach. Benedizioni, veramente, abbiamo ricevuto la benedizione del Signore. E tua figlia? Caro mio, leggi la parola di Dio. Leggi il Vangelo stasera. Prova. Pratica, pratica, non basta leggere, pratica, prega e metti in pratica quello che hai letto. Bisogna praticare.